Quale immagine più evocativa di questa per suggerire le ore convulse che sta vivendo il Vaticano? Anche se fino al 28 febbraio tutto proseguirà come da programma, la rinuncia di Benedetto XVI ha aperto un'inedita fase di transizione, alimentando dubbi e curiosità. È già stato detto tutto con il bollettino ufficiale della Santa Sede. Con queste parole, non senza qualche imbarazzo, padre Federico Lombardi, nell'odierno incontro con i giornalisti, nella sala stampa della Santa Sede, si è espresso. Eppure alcune domande sono rimaste inevase. La prima domanda riguarda il futuro di Ratzinger. Padre Lombardi ha assicurato che il Papa non interverrà in alcun modo nel processo di elezione del suo successore. Potete stare certi, ha aggiunto, che i cardinali che prenderanno parte al conclave saranno totalmente autonomi nelle loro decisioni. E intanto è iniziato il toto candidati al soglio pontificio. Tra i papabili il cardinale Angelo Scola, in auge ancor più dopo che l'ipotesi di un Papa italiano è stata suffragata anche da padre Georg Ratzinger, fratello di Josef. Ma è forte anche l'aspettativa per un Papa sudamericano, e su questo almeno ognuno è libero di dire la sua.